Dopo Lelio Basso, credo che sia necessario dare la parola per una breve, per alcune osservazioni a Norberto Bobbio, perché Bobbio è costretto domani a partire, quindi non credo che potrà intervenire nel dibattito generale finale. Per rispondere. Ora, la parola a Lelio Basso. 45 anni fa. Quanto? 45 anni fa. Il lunedì di Pasqua del 1933, in una passeggiata sulle colline torinesi a Becetto, ebbe il piacere di conoscere Norberto Bobbio, di parecchi anni più giovane di me, quindi quasi un ragazzino, poco più che un ragazzino. Da allora l'ho sempre seguito con molto interesse, sempre avuto molta stima, ammirazione per le sue alte qualità morali, intellettuali, per la chiarezza delle sue esposizioni. Però devo dire che questa chiarezza qualche volta mi pare che lo porti, come in questo caso, questo l'ha detto tu stesso, a fare delle separazioni nette, delle contrapposizioni che a mio giudizio non reggono assolutamente. Io sono molto d'accordo con una serie di cose dette qui nella relazione a proposito di Capizzi. La mia obiezione di fondo, purtroppo, è quella che ho già fatto ieri dal professor Fontara, che voi parlate di marxismo in un modo che si presta a equivoco. Nell'anno di grazia 1978, dopo tutte le polemiche, tutto quello che si è scritto su questo argomento, o voi parlate di marxismo riferendovi a Marx, o voi, se parlate di marxismo trascurando o addirittura ignorando Marx, dovete dirmi. Cioè, quello che oggi si fa, e purtroppo l'impressione è che anche tu, Norberto, qualche volta lo fai, di confondere il pensiero di Marx con la vulgata che si chiama marxismo, cioè la vulgata sovietica, il Diamat, accettare per marxismo quello e quindi poi trarre una serie di conseguenze che il pensiero di Marx porta alla dittatura, che quello è il socialismo come Marx lo pensava, è il socialismo reale e che quindi il socialismo è tutta una cosa da buttare via perché porta a quelle conseguenze, e questo mi pare scientificamente un pochino censurabile, soprattutto in un uomo della cultura e della chiarezza di Norberto Bobbio. Io vorrei dire soltanto una breve risposta, dare se me lo consentite, perché è sempre in questo tema e chiarisce meglio il mio pensiero. Ieri avevo fatto questa obiezione al professor Fontana. E nella sua risposta, quando lui definiva il socialismo l'insieme di due condizioni, nazionalizzazione e pianificazione, io dissi: per Marx sembra tutta un'altra cosa, assolutamente, totalmente, non c'è niente. Per Marx il socialismo è la eliminazione dell'alienazione capitalistica e la liberazione dell'uomo, un processo che interessa umano, in cui può darsi che la pianificazione e la socializzazione degli strumenti di produzione sia un mezzo per quello che Marx pensa quando fa il socialismo, pensa all'uomo. Fontana mi rispose: ma perché si deve elevare Marx a autorità, invocata come un'autorità il socialismo, quello che ha detto Marx? No, cioè, ci possono essere tanti altri socialismi, i nazisti si sono chiamati socialismi, però se uno parla di socialismo pensando a quello nazista, beh, deve evitare di far credere che sia quello di Marx. Quindi il professor Fontana può benissimo ritenere che il socialismo è quello che lui ha spiegato, e magari può trovare in una serie di testi sovietici anche la conferma, ma non ce la può presentare come marxismo. Se si presenta come marxismo, io ho il diritto di dire: Marx era un'altra cosa. Avrà avuto torto, ma era un'altra cosa. E allora vorrei dire anche questo a Bobbio: questa distinzione tra il pensiero di Marx e quello che oggi si chiama marxismo non c'è. Molte delle cose che si dicono qui saranno anche valide, forse anche discutibili, ma ammettiamo che siano valide per la vulgata marxista che ha circolato negli anni scorsi, ma che oggi tutti i marxisti, gli studiosi di Marx più seri nel mondo, hanno già respinto questa distinzione. Non la fa Lelio Basso, l'ha fatto il Partito Comunista Spagnolo, per esempio. Cioè, un partito che fa politica quotidiana ha detto: un momento, Marx è una cosa e noi ci mettiamo a studiare Marx
perché prima studiavamo un altro marxismo che non ha niente a che fare. Quindi è un fatto ormai già entrato nella politica questa distinzione, e noi non possiamo discutere anche di politica come si fa in Italia, tra psi, pci, eccetera, su queste cose, ignorando che per ogni marxista serio, quello non è marxismo, e quello non è socialismo, quello a cui voi vi riferite, socialismo reale, marxismo, ha detto, Marx per noi è nel pensiero di Marx. Allora ecco, quando la distinzione fondamentale che tu fai, con cui cominci, la differenza fondamentale fra il religioso e il rivoluzionario è che il primo mira al rinnovamento della società attraverso il rinnovamento dell'uomo, il secondo al rinnovamento dell'uomo attraverso il rinnovamento della società. Tutto questo sarebbe vero o discutibile per un certo tipo. Non è certamente per Marx, Marx non ha mai detto delle cose simili, anzi ha detto esattamente il contrario. Marx, nelle glosse a Feuerbach, ci ha presentato la prassi rivoluzionaria come la prassi che cambia insieme l'uomo e la società. Non ha mai pensato che bisognasse cambiare la società per cambiare l'uomo, ma che solo nel corso di un lungo processo rivoluzionario, perché Marx a un certo momento parla addirittura di un'epoca storica in cui questo processo deve durare, nel corso di un lungo processo rivoluzionario, nello sforzo di cambiarlo, gli uomini cambiano la società, ma cambiano se stessi. Io ho citato ieri, purtroppo devo ricitarla perché sono i punti fondamentali su queste cose, nella polemica con Wittig e Schopper, Marx dice i lavoratori, gli operai, si diceva allora, o poi discutibile perché in tedesco non c'è molta differenza tra le due parole, dovranno passare un lunghissimo tempo prima di liberarsi da tutto quello che il capitalismo ci ha messo addosso e diventare uomini diversi, perché solo come uomini diversi si farà socialismo, cioè la necessità di cambiare gli uomini per cambiare il suo sistema e di cambiare attraverso appunto la lotta rivoluzionaria, Marx l'ha sempre sentita, quindi farmi questa differenza mi sembra veramente che sia attribuire al marxismo forse quello che fa oggi sotto il nome di marxismo, ma mi sembra doveroso da un punto di vista della correttezza scientifica precisare che tutto questo con Marx non ha niente a che vedere, come probabilmente ci sono molte cose nella Chiesa cristiana che poco hanno a che vedere con Gesù Cristo. Così quando tu parli della differenza fra transizione e trasmutazione, c'è una notevole forzatura del pensiero di Marx. È vero che tu ti riferisci a uno dei testi, come tu dici giustamente, più famosi, ma è uno dei più famosi perché quel marxismo lo ha fatto diventare uno dei più famosi, non perché abbia nel pensiero di Marx una rilevanza particolare. Non dimentichiamo che questo testo è una lettera non destinata alla pubblicazione, che fu pubblicata solo dopo la morte di Marx, dunque non è che Marx pensasse che questo era un suo testo fondamentale. Per Marx la parola transizione è usata infinite volte nel senso di una trasformazione progressiva della società. Marx paragona l'avvento del socialismo, la vittoria del proletariato, il cambiamento di società, tutto questo comporta di strutture, di istituzioni, parla addirittura di nuovi rapporti umani che devono nascere nel corso di questo processo attraverso la lotta, parla di transizione in questo senso per coprire appunto lunghissimi periodi, probabilmente quando parlava di lunghissimi periodi non pensava che sarebbero stati poi così lunghi come si sono dimostrati. Comunque, nell'ambito di quello che poteva essere la visione di allora, quando moltissimi socialisti rivoltari pensavano che la rivoluzione era alle porte, sollevava le porte, la visione di Marx e viceversa quella di un processo che deve fare gli enormi cambiamenti. Però anche nel passo che tu citi, vorrei aggiungere un'altra cosa, questo passo viene citato spesso per la forma di cattura del proletariato. E qui, anche se forse non c'entra, ma siccome è una delle cose più abusate in questa trasformazione del pensiero di Marx in marxismo, dove addirittura il proletariato è diventato un fatto importante, beh, Marx ha dato questa espressione l'ha usata pochissime volte, in tre o quattro soltanto testi stampati, poi in alcune lettere, fra cui questa. E solo in due periodi della sua vita, negli anni tra 49 e 52, e negli anni fra 71 e 75, non l'ha mai usata né prima né dopo, né nell'intervallo di tempo, ed è legata alla caratteristica di due periodi, che sono due periodi che succedono a due rivoluzioni sconfitte, quella del 48-49 e quella della Comune. In questa occasione Marx entra in contatto con i profughi blanchisti francesi rifugiati a Mosca, che sostengono, in parte per grande ragione, che la rivoluzione sia sconfitta perché non si è creata una vera dittatura, e in polemica con i blanchisti, che volevano la dittatura del comitato rivoluzionario,
un dato centrale, Marx dice un momento, è natura sì, ma del proletariato, cioè democrazia. Il significato di questa espressione di Marx vuol dire democrazia, vuol dire il dominio di tutta un'intera classe, vuol dire che nel periodo di transizione bisognerà spogliare il capitalismo dei suoi beni, spogliare anche dei poteri per impedire la controrivoluzione, ma vuol dire solo questo. Non ha niente a che fare con quella che sarà l'Unione Sovietica e il proletariato. E ripeto, comunque lui la usa solo in questo periodo, non ne parla assolutamente più, non è quello il tema che gli interessa. Così qui, transizione, la frase che tu stesso citi dice: tra la società capitalistica e la società comunista vi è il periodo di trasformazione rivoluzionaria del proletariato. Adesso corrisponde anche a un periodo di transizione. Cioè, mi pare che risulta evidente anche da questo passo, risulta evidente sicuramente poi da tutto il complesso dell'opera di Marx, che la transizione fa parte della trasformazione, cioè della trasmutazione, non c'è questa opposizione. Perché Marx prevede una trasformazione, non so a meno che tu distingua anche tra trasformazione e trasmutazione, ma mi pare che la parola abbia il suo significato. In questo processo di trasformazione, di trasmutazione, tra la fase in cui dominava la classe capitalistica e quella in cui dominerà, cioè non dominerà la classe, non sarà più classe, c'è evidentemente, questo lo si fa da un giorno all'altro con un decreto, c'è un periodo di transizione, ma che fa parte del processo di trasmutazione, non si contrappone. Quindi a me sembra veramente che l'opposizione che tu hai voluto assolutamente istituire qui sia, non stia in piedi, e soprattutto non sta in piedi, secondo me, né per Marx né per quello che è oggi lo spirito, almeno io vorrei faccio un riferimento soprattutto a una parte del mondo che conosco meglio di altre, l'America Latina. Ecco, io credo che sarebbe molto difficile, ovvio, oggi andando in America Latina, nelle file dei rivoluzionari, nelle carceri dell'America Latina, sono i torturati marxisti, sono i torturati cristiani, riuscire a fare queste differenze, ma tu ti aspetti che la società cambi prima per poi cambiare gli uomini, o tu viceversa vuoi che gli uomini cambino prima? C'è un libro tradotto in italiano, sono le lettere di un domenicano brasiliano che scrive dal carcere ai suoi parenti, padre Betto, mi pare che siano lettere dal sottosuolo, per le parole di questa gente. Dal sottofondo della storia, che è una cosa che dai sotterranei della storia. È un libro che ho trovato, l'ho presentato a Milano, l'ho letto con molto interesse, è un libro che ho trovato estremamente istruttivo proprio per questo, per il processo di quasi di simbiosi fra marxisti e rivoluzionari. Il padre Beto Domenicano, cristiano, profondamente cristiano, partecipa alla resistenza contro il regime dei generali brasiliani, va in carcere, viene torturato insieme ai comunisti, ai marxisti, ai rivoluzionari che sono là dentro, si avvicinano, parlano, discutono e Betto scopre giorno per giorno un po' di marxismo. C'è una certa lettera in cui dice: c'è stato un filosofo tedesco che una volta ha scritto certe cose, è il suo primo contatto con lui. Alla fine sono gli scritti di un marxista. E io credo veramente che sarebbe difficile andare a trovare anche nella profondità della coscienza, oggi, delle grandi differenze, delle grandi distinzioni tra, appunto, i cristiani e i marxisti che combattono contro la stessa dittatura, animati dalle stesse speranze, animati, credo che si possa dire, dalla stessa fede, e animati, credo, dalla stessa fede, cioè quello che secondo me cambia sono la materializzazione della fede, perché per un cristiano la sua fede si materializza in qualcosa che è al di là della vita, e per un marxista si materializza nella storia dell'umanità. Però io credo, io feci la mia tesi di laurea ancora prima di che 45 anni fa, feci la tesi di laurea su che cos'è la religione, quindi sono temi su cui ho sempre meditato, pur essendo un non credente. Beh, io credo che quando si va a scavare in fondo, proprio nelle profondità della coscienza dell'uomo, sia molto difficile distinguere la fede del cristiano e la fede del rivoluzionario. Ripeto, si materializzeranno in modo diverso,
ma alla radice, alle sorgenti psicologiche, alle sorgenti umane di questa fede, non credo che ci siano delle profonde differenze. Direi in un certo senso nell'uno e nell'altro c'è la volontà di superare quella che Paul Tillich chiamava l'affinità in sé conclusa e soddisfatta, che è la caratteristica tipica del borghese, l'affinità soddisfatta e contento di essere quell'uomo individuo che è. Il rivoluzionario e il cristiano viceversa non possono essere paghi della propria affinità, non fa altro che questo bisogno comunitario che l'uno e l'altro ha, e aspirano a superarla questa affinità, e sono disposti gli uni e gli altri, quando sono veramente cristiani e veramente rivoluzionari, gli uni e gli altri a sacrificare il falcetto della vita, che hanno questa fede profonda, radicata, in qualcosa che li trascende anche. A me non mi spaventa, a me Appio, questo nome trascendente, perché mi sento trascendo dalla storia dell'umanità, che è eterna, perché il giorno che non ci fosse più l'umanità non ci fosse più il tempo. Quindi io considero che l'umanità è eterna. Ecco, non credo che queste distinzioni si possano fare. Secondo me, ripeto, si distinguono poi gli oggetti in cui si concretizza la fede, la speranza, anche se si può combattere. Non c'è bisogno di speranza per lottare, ci hanno insegnato Guglielmo Taciturno. Non occorre sperare per intraprendere, non occorre riuscire per perseverare. Io credo che sono proprio uno che non l'ho applicato, l'ho assunto come mi ha diviso, l'ho applicato, continuo a perseverare e a essere sconfitto, e quanto più sconfitto registro e quanto più persevero, sempre con meno speranze di vedere in Italia un paese decente. Non ne ho nessuna, ma non cesserò di lottare per farlo diventare un paese decente. Ecco, allora io credo che questi temi vadano molto più approfonditi di quella che può essere la superficiale discussione che si fa per comodità politica tra un partito e un altro. E io credo veramente che alla fine si potrebbe trovare, e c'è, lo sentono, insomma, io sono molto amico di molti sacerdoti latinoamericani, il capo della rivolta sandinista in Nicaragua, è il poeta e sacerdote Ernesto Cardenale, un mio carissimo amico, ho conosciuto questo, molti sacerdoti torturati in Brasile, il povero Tito di Alencar, che morì poi a Parigi. Vado fra pochi giorni a San Paolo e incontrerò questo padre Beto, autore di queste lettere che non conosco. Io sono sicuro che non sentono più queste differenze, e credo che veramente l'America Latina sia il continente in cui il cristianesimo si rifà un'anima, proprio perché se la rifà a contatto con questi problemi, perché se la fa nella guerriglia, nella lotta clandestina, se la fa nelle carceri, se la fa sotto le torture, se la rifà a contatto marxisti e cristiani. E non dimenticherà mai che un grande teologo dell'America Latina, teologo di teologia avanzate, professore di teologia all'Università di Lima, mi invitò un giorno a un congresso di teologia e mi obbligò a fare una relazione, perché grosso modo fece questa, io chiedo scusa ai teologi se ci sono, non c'è più il mio amico Cozzini, ma insomma io non ho competenza, quindi banalizzo forse il discorso, ma il suo discorso era questo. Così com'è. E Dio, per parlare con gli uomini, si è fatto uomo. Quindi la vera liberazione dell'uomo è la storia umana. La vera liberazione di Dio è la storia umana. E solo con l'aiuto dei marxisti, noi cristiani, possiamo capire la storia umana. Prego, Legno Basso disse allora a questo congresso di teologia di farci l'esposizione del marxismo, in modo che noi cristiani possiamo capire la storia umana e quindi la parola di Dio. Grazie.